Salve a tutti e ben ritrovati con Cittadini di Ultuand, seconda parte di Shadow of Change 2.0. Saltiamo le presentazioni iniziali e sì, oggi si parla di Tzinch. 4 unità verranno aggiunte. 4 che a prima vista potrebbero passare sottotono, ma che giustamente, essendo Tzinch signore del cambiamento, cambiano tutto. Detto questo, prima di iniziare a parlare nello specifico delle unità, vi invito a lasciare un mi piace, un commento e soprattutto ad iscrivervi per non perdervi la terza e ultima parte di questi aggiornamenti. Allora, partiamo dalla prima unità che viene aggiunta, che è il Lord of Tzinch, ovvero Lord solo melee, full melee, che può essere montato, come vedete qua, su cavallo, chariot, carro e soprattutto disco di Tzinch. Serie di abilità interessanti, perché comunque ha scudo, che è sicuramente scudo d'argento, dovrebbe avere antilarge AP perché è una alabarda, forse solo AP, staremo a vedere. Vediamo se c'è scritto, no, c'è scritto che combatte large, ottimo, quindi antilarge anche, sicuro. E soprattutto sembra che abbia l'abilità Change or Die, che dovrebbe migliorare la resistenza di tutto quello che c'è intorno a lui, e soprattutto Paragon of Change, che permette di ricaricare molto più velocemente la barriera. Quindi questo pezzo qui può finalmente abilitare tutti quegli eroi caster di Tzinch che non si erano giocati fino adesso, perché fino adesso Tzinch aveva un problema: vi costringeva a portare un lot caster, e se volevate portare anche l'eroe caster dovevate pagare due volte sostanzialmente il caster. A questo punto voi potete portarvi un lord melee, che comunque solo fa e sembra anche molto bene come combattente melee, e un caster eroe. Questo vuol dire che se questa unità qui è prezzata giusta, o addirittura è prezzata poco, e me lo sentirete dire parecchio qui, potrà permettere a Tzinch nuove combinazioni interessanti, soprattutto di andare largo. Tenete a mente questa cosa di andare largo, perché con Tzinch è un problema. A questo punto abbiamo eroe esaltato di Tzinch, ovvero l'eroe full melee. Full melee che ha una alabarda, quindi immagino che abbia anti large e AP, o anche solo AP, adesso vedremo. Non c'è scritto, vabbè, come al solito ha barriera, e come al solito ha cavallo, il carro che ci interessa poco, anche perché i carri in Guaramata non funzionano benissimo, solo alcuni funzionano, e soprattutto disco. Disco e cavallo vuol dire che questo qui sostanzialmente può essere giocato come vengono giocati gli eroi di Nargol, ovvero in due. Il punto è che può avere anche disco, che immagino che costerà molto di più, però avere due Splinter Cell, vengono chiamati così gli eroi di Nargol, che vanno in giro zompando con antilarge AP su disco, oppure uno di questi o Lord buttato in mezzo ai cavalieri su disco, e magicamente la parte volante di Tzinch vi arriva da dietro e vi sbriciola qualsiasi unità. Io spero che abbiano toccato anche Kairos, e che qui non ci sia scritto che uscirà nelle patch note, o che se non è stato toccato rimanga bannato a vita nel cassetto dimenticato, perché sti due robi su disco con Kairos e Growth diventano un incubo. Diventa un incubo giocare contro Tzinch, anche perché sono piccoli, sono veloci, hanno barriera, quindi li porti via quando hanno finito la barriera, ricarichi. Comunque, anche qui, se costano il giusto e soprattutto se su disco sono costosi, ok. Se sono leggermente sottoprezzati, tutta questa roba nuova potrebbe permettere di andare largo e di avere punte di diamante che fanno malissimo. Dall'altro, non di meno, permettono di avere il secondo eroe melee che combatte insieme al Changeling. Banalmente, voi prendete Changeling, ci mettete Kugat, di solito ci mettete Eichold e l'unità ROR di Alabarde. A questo punto potete metterci Eichold e uno di questi pure. Comincia a diventare un bel paletto tipo Sigvald, che è difficile da rimuovere. Poi vediamo se c'è qualche abilità. No, Anti-Large Specialist, quindi Anti-Large AP anche lui.
Kausteed, Chariot, disco di Zic. Centigor, io ne parlerei dopo. Anche perché, vi do piccolo spoiler, vengono aggiunti anche in Beastman, mentre fino adesso tutto il resto solo ai Warrior of Chaos. Changebringers, Unit. Non nascondo che io all'inizio pensavo fosse un ROR, però effettivamente lo schemino dice che non verranno aggiunti ROR, quindi questa è un'unità vera e propria pulita. Sono sostanzialmente i Flamers, l'unità, non l'Exalted, su disco. Anche qui. Allora, di base vi dico che sono forti. Cioè, sono forti. Bisogna vedere quanto costano. Perché al momento Zinch ha sempre avuto costi molto alti, una lista da portare in battaglia abbastanza stretta, e quindi si faceva fatica. Se sti robi qui non sono così costosi, possono innanzitutto cancellare dal gioco PvP, poi sicuramente in campagna saranno divertenti, non ci metto, cioè ci metto la mano sul fuoco, però in campagna sostanzialmente con Zinch già si faceva fatica con le altre fazioni caotiche, quindi Nargol, Slaanesh, Khorne, questi robi qui sostanzialmente vi cancellano con una salva qualsiasi unità elite o fanteria. Quindi se hanno poche munizioni, costano tanto, effettivamente sono counterabili, andate larghi, vi cancellano magari uno o due chaff, poi ve la dovete vedere con il resto della roba che si è portata a Zinch. Se invece sono sottoapprezzati o hanno parecchie munizioni, può diventare problematico, perché è vero che viene detto che hanno pochi punti vita, hanno meno punti vita rispetto agli altri flamer, e già gli altri flamer erano abbastanza delicati, però è anche vero che hanno scudo e sono sul disco, quindi sono molto manovrabili, molto più manovrabili degli altri. Comunque sostanzialmente sono Flamer of Zinch su disco con armor piercing, attacchi di fuoco e Warflame. Scusate se stavolta non ho tradotto, perdonatemi. Vi metto comunque il link in descrizione, potete andare voi a leggervelo e tradurlo. Vengono aggiunti a Zinch e i demoni del caos, questo. Demoni del caos che interessano meno come ci interessa a Zinch. Parliamo dell'ultima unità, quella che è un po' più particolare, non so. Mi sarà già venuto in mente un'unità simile che era stata aggiunta, che sono gli Zangor, che sono stati aggiunti anche i Beastmen. Io spero che non ricevano lo stesso trattamento, ovvero essere fortemente sottoprezzati, perché gli Zangor sono stati molto forti più in Beastmen che in Zinch, perché in Beastmen andavano a portare armatura, unità di assalto con scudo, barriera, questi fanno la stessa cosa. Questi sostanzialmente sono dei Centigor Great Weapon, quindi hanno AP, con barriera e attacchi magici. Allora, normalmente attacchi magici non viene troppo considerato e quant'altro. In realtà è molto forte perché permette a Beastman finalmente di avere unità, io credo, relativamente poco costose, con attacchi magici. Queste unità qui sono velocissime, hanno Perfect Vigor e Barriera, vuol dire che sono forse ancora meglio dei Chaos Knight di Zinch per ciclare le cariche. In più hanno Arcane Charge come gli Zangor, vuol dire che, mi sembra di ricordare, che più 20 della magia usate, più questi aumentano l'attacco. Capite che su una cavalleria da carica così forte tutto, Può diventare interessante. In più, come al solito, danno magiche forti sui demoni, sulle unità etere, quindi... Allora, per quanto riguarda Zinch, io credo che si potranno giocare, ma ancora lì la coperta sarà corta. Nel senso, Zinch ha tanta roba che costa, bisognerà vedere i costi di quella nuova, ma sarà strettina. In Beastman mi sembra che quelli Great Weapon vengano tra 850 e 900, nel caso scrivetelo nei commenti se è una di queste due o se ho sbagliato quanto costano. Normalmente i Chaos Knight di Zinch rispetto ai Chaos Knight normali costano 100 gold in più, gli Zangor invece rispetto ai Gore mi sembra che costino molto di più. Mi auguro che subiscano il trattamento Zangor, ovvero che abbiano quella differenza di prezzo,
e non solo 100 gold, perché se da 900 si passa a 1000, sti robi qui i Beastmen si giocano per 1000. Se siamo sui 1100 incomincia a diventare costosa la cosa, perché comunque i Beastmen devono giocare anche Minotauri al momento. Niente, questo è tutto. Sinceramente, facendo un paragone tra le due parti, la roba di Katai devo dire che mi ha esaltato di più come aggiunta, un po' perché Katai è un po' spoglio al momento e un po' perché è esteticamente più carina, è interessante anche quello che, i concetti che cercano di introdurre portando le unità che si comportano diversamente. Qui sostanzialmente abbiamo un po' quello che abbiamo già visto anche in altre fazioni del caos, ovviamente, ma delle unità che possono potenzialmente diventare fortissime, tutte e quattro possono avere il loro ruolo fortissimo. Zinch poi al momento è tenuta a bada dal fatto che nel competitivo Kairos è bannato. A me piace Zinch, io ho paura però che diventi leggermente oppressiva. Nel frattempo fatemi sapere cosa ne pensate di queste unità qui, perché sono curioso di avere un confronto. Sicuramente quelle di Katai era più facile immaginare come utilizzarle, queste non nascondo che ho dovuto pensarci un po' e non ero arrivato subito a tutte le soluzioni e quello che poteva comportare. Per esempio il Lord io inizialmente l'avevo sottovalutato, avevo valutato molto più impattante l'eroe, ma a questo punto anche un Lord così può essere tosto. Detto questo, per oggi era tutto. Io vi invito a rimanere sintonizzati col canale per non perdervi niente e noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.